Promuovere il turismo sostenibile connesso alla valorizzazione del patrimonio pubblico di immobili di interesse storico, artistico e paesaggistico. È l'obiettivo del progetto Valore Paese Italia, presentato dal sottosegretario ai beni e alle attività culturali e per il turismo Lorenza Bonaccorsi, insieme al direttore dell'Agenzia del Demanio Antonio Agostini, al presidente di Enit Giorgio Palmucci e all'amministratore delegato di Difesa Servizi S.p.A. Fausto Recchia. L'iniziativa mira a potenziare l'offerta turistico-culturale e a valorizzare i luoghi in senso diffuso tramite l'ideazione e la realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza a sostegno del Sistema Italia. Solo il 60% degli italiani quest'estate è andato in vacanza, contro il 75% dello scorso anno. A frenare la voglia di svago di 6,5 milioni di nostri connazionali è stata la paura del contagio da Covid, che ha inciso nel 44,3% dei casi, o le difficoltà economiche, 27%. Questi i principali risultati di una ricerca sull'impatto dell'emergenza Covid sulle vacanze estive degli italiani nel 2020, realizzato da Unioncamere e Insnart. Il 44,3% di chi ha rinunciato alle vacanze lo ha fatto per la paura del contagio da Covid, mentre il 27% ha segnalato difficoltà economiche o legate al posto di lavoro. Il consorzio Parmigiano-Reggiano ha presentato al TTG Travel Experience di Rimini la propria offerta di turismo enogastronomico Parmigiano-Reggiano Experience. Con questo progetto il consorzio punta sull'offerta turistica attraverso l'innovazione e il digitale, sviluppando nel nuovo sito una sezione visita e degusta che mette a disposizione una piattaforma di prenotazione online delle visite. Parmigiano-Reggiano lancia un prodotto turistico. È la prima volta nella storia che in modo strutturato e formale Parmigiano Reggiano diventa attore nel turismo attraverso una piattaforma che permetterà di far incontrare la domanda all'offerta. Sono oramai tanti i turisti e i cittadini di Italia e del mondo che vogliono visitare i luoghi del Parmigiano Reggiano. Oggi, entrando nel sito, nella sezione visita e degusta, è possibile sapere dove andare in caseifici assolutamente organizzati e strutturati. È un'azione, una mossa che il Parmigiano Reggiano mette in campo non solo per divulgare la cultura del parmigiano, ma permettere di aprire nuovi spazi di mercato per i consorziati, oltre che dare la possibilità ai cittadini d'Italia e del mondo non solo di mangiare, ma di vedere come si fa il re dei formaggi. Chiude tutta l'operazione un'area del sito dove è possibile acquistare le varie distintività del parmigiano, quindi varie stagionature, varie razze, varie etnie. È un Parmigiano Reggiano che si orienta per essere una leva per permettere non solo al nostro territorio ma anche all'Italia di ripartire dopo il dramma del Covid. Bukhara in Uzbekistan è una città dalle grandi tradizioni. Vi passa la via della seta e qui si fermò Marco Polo. Ma anche tanti dittatori sanguinari come Alessandro Magno, Gengis Khan, il Tamerlano e poi inglesi e russi. Bukhara fu distrutta diverse volte. È stata sempre una città di grandi commerci. I tessuti e le sete sono stati prodotti tipici del posto. Per chi, come noi, è andato sulla via della seta seguendo le orme di Marco Polo, assistere a una serata di sfilate e danze all'interno della madrasa Nadir Divan Beji è stato inevitabile. Le donne uzbeke sono belle e i loro abiti luminosi con disegni di farfalle e fiori. Musica, arte e sport sono le attività peculiari di una nazione poco conosciuta ma ricca di vitalità. La sarabanda di musiche uzbeke e le danze vertiginose hanno costituito uno spettacolo abbastanza gradevole, alternato al passaggio di modelli per noi improbabili, ma anche di abiti di ispirazione europea che abili manken hanno indossato con grazia e disinvoltura. Chi lo avrebbe mai detto che avremmo assistito a sfilate quasi simili a quelle parigine in questa impervia zona dell'Asia? L'Uzbekistan era uno stato della lontana Unione Sovietica, tra le montagne ricche di gas,
uranio e prodotti petroliferi. Ai confini dell'impero, insomma, e ora con l'indipendenza è diventato anche un centro della moda.